Buongiorno a tutti. Oggi vi parlo un po' di indovinate cosa? Caccia in Croazia. Sì. Però vi dico un paio di informazioni in generale, così con chiunque decidete di farla almeno sapete come funziona. Quindi, per cacciare in Croazia, la prima cosa che vi serve è la licenza croata. Per farla, vi serve la fotocopia del porto d'armi valido. È la fotocopia della carta d'identità. Quindi si paga 60 euro. Oh, queste zanzarine che mi disturbano. Si paga 60 euro ed è valida fino al 31 dicembre. Poi, per esempio, se venite per le becacce, che il periodo inizia dal 1 ottobre fino al 28 febbraio, basta solo che la rinnovate il 1 gennaio. Poi, per oltrepassare il confine con il fucile vi serve il passaporto per il fucile, quindi passaporto europeo, carta verde europea, non so, ho sentito diversi nomi che usate per quello, però so che basta andare in questura e richiederlo. Poi, per le cartucce, la cosa più importante è dire esattamente quante cartucce avete. Quindi, se avete 27, non dovete dire su una ventina, ma esattamente il numero. E il numero massimo che potete portare sono 200 cartucce a persona. Poi, se mi sono dimenticata ancora qualcosa, ricordatemelo, chiedetemelo e ve lo dico. Ciao, buona giornata.